fatale incidente stradale intorno alla mezzanotte di ieri ha perso la vita un sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la scuola di polizia di Campobasso. Giuseppe Miozzi, 48 anni, sposato e padre di due figlie, si è schiantato con la sua auto contro il muro di cinta dell'ingresso della Galleria Vazzieri sulla tangenziale di Campobasso. Nonostante i soccorsi tentati dai medici del 118 e l'intervento dei vigili del fuoco, il poliziotto sarebbe deceduto sul colpo. In fase di accertamento le cause della perdita di aderenza del veicolo e la dinamica del tragico sinistro. In giornata saranno eletti il nuovo presidente ed il nuovo consiglio provinciale di Campobasso. Due i candidati alla successione del presidente uscente Rosario De Matteis. Per il centro-sinistra il sindaco di Campobasso Antonio Battista. A guidare lo schieramento di centrodestra Antonio Carlone, sindaco di Campochiaro. Come più volte sottolineato, sarà una tornata elettorale con il nuovo sistema che riduce i votanti ai soli sindaci e consiglieri dei comuni situati nel territorio provinciale. Gli aventi diritto al voto sono 880. Interessante sottolineare che il voto di ciascun elettore ha un peso diverso a seconda della consistenza demografica del comune di cui quell'amministratore è espressione. Ad esempio, il voto di un consigliere di Campobasso o Termoli, comuni che rappresentano il 36% della popolazione dell'intera provincia, conta 12 volte quello dei 676 consiglieri dei comuni della fascia demografica più bassa, con meno di 3.000 abitanti. Le operazioni di voto nella sala della Costituzione della provincia in via Milano a Campobasso sono iniziate questa mattina alle 8 e andranno avanti fino alle 20 di stasera. Il Consiglio regionale del Molise tornerà a riunirsi il prossimo 6 settembre. Lo ha deciso il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno. Finalizzata alla ripresa dei lavori dell'Assemblea dopo la pausa estiva, la consultazione della conferenza dei capigruppo da parte dello stesso presidente Cotugno. Questo passaggio si è reso necessario per avere contezza degli argomenti in sospeso nelle commissioni consiliari. Il presidente dell'Assemblea ne ha sollecitato un'accelerazione dell'esame allo scopo di programmare e calendarizzare il lavoro del Consiglio per i prossimi mesi. Sulla base delle relazioni che saranno sottoposte alla sua attenzione, fa sapere Cotugno, si informerà la conferenza al fine di organizzare le prossime sedute dell'Assemblea. Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri sul Monte San Mucro, la montagna prospiciente Venafro. Sul posto, impegnate per ore squadre dei vigili del fuoco di Sernia, coadiuvate dai volontari del distaccamento di Venafro e dalla protezione civile. Ad andare in fumo circa 4 ettari di vegetazione boschiva. I danni sarebbero potuti essere anche più estesi se l'intervento dei soccorsi non fosse stato tempestivo ed efficace. Si è temuto addirittura che le fiamme potessero lambire alcune abitazioni ai piedi della montagna. Da una prima ricostruzione della dinamica del rogo e considerata la fascia oraria in cui è divampato, accreditata l'ipotesi dolosa. A Isernia due cittadini extracomunitari sventano il tentativo di scippo ai danni di un'anziana del luogo. L'episodio ieri sera, poco prima delle 9, nel sottopasso che collega Piazza Stazione con via Libero Testa, l'anziana donna è stata avvicinata da tre ragazzi che all'improvviso le hanno strappato la borsa dandosi alla fuga. Di quanto stava accadendo si sono accorti due giovani pakistani di passaggio che avrebbero immediatamente rincorso gli scippatori. Vistisi inseguiti, i tre hanno abbandonato il maltolto. Gli autori del tentato scippo, probabilmente italiani, potrebbero essere stati riconosciuti da alcuni testimoni. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. Per la pensionata tanto spavento, ma per fortuna nessuna ulteriore conseguenza. Anche quest'anno, per tre settimane nel mese di agosto, sono stati ospiti del Molise, da San Giuliano di Puglia alla spiaggia di Termoli, 22 ragazzi lombardi tra i 13 e i 23 anni affetti da disturbo autistico. Da 7 anni, su un'idea di Valentino Macchia Godena, originario di Montelongo, e grazie a un'equipe multidisciplinare, la cooperativa Fabula di Milano programma e realizza un progetto estivo che integra attività educative, formative e ludiche, senza mai togliere spazio quindi al divertimento. Al mare e dalle gite fuori porta, come per esempio a Campitello Matese. Numerose le attività, laboratori di arte e pittura, musica, bricolage e tanto altro. Grande la gioia dei partecipanti.